Salve a tutti amici, benvenuti a questo video, io sono Pimpos e oggi torniamo su Castle Crash. Allora, oggi ci apriremo un bel po' di casse, infatti ne ho messo un bel po' da parte. Quindi due bauli d'oro, uno magico, due gratuiti che comunque non li considerate perché non ci sarà niente. E in più ci andremo ad aprire un altro baule magico spendendo ben 600 gemmine. E in attesa che in offerta speciale spunti il baule leggendario, che lo sto aspettando veramente da tantissimo tempo, ancora non spunta. Quindi direi subito di iniziare con i forzieri gratuiti. Forzieri, ma che ce li mettete a fare che non si trova mai niente? Ma non si trova mai niente, ma proprio mai niente. Mai una misera epica, nemmeno quella, ma proprio nemmeno quella. Due gemmine, almeno questa. Pirate e nani, nani infami. Adesso andiamo a quelli un po' più sostanziosi, quindi oro. Vediamo un po' quello che c'è. Sostanziosi vuol dire niente. 135 monete, arcieri 21 e due boia. Effettivamente i boia mi piacciono. Andiamo ad aprire l'altro oro e vediamo che c'è. Cioè, le epiche nemmeno in quelle d'oro le ottengo. Ma stiamo scherzando. Allora, 21 cure e due pirate. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Ok, apriamo il bauletto magico. Oh, un'epica qua me la dà. Ma io volevo la leggendaria direttamente comunque. Cioè, l'epica me la danno proprio per zittirmi. Bombe. 52 bombe. 14 catapulte e 3 metamorfi. Metamorfo lo potenzio perché mi piace tantissimo. Quindi, aspetta che me lo vado a potenziare, va. Prima che cambio idea. Potenzia il metamorfo. Oh, perfetto. Potenziamo, potenziamo tutto. Metamorfo di livello 3. Più 1 a tutte le carte copiate. Perfetto. Adesso ci andiamo ad aprire un altro... un altro bel baule magico. Forziere magico, forza di forziere magico. Via, spendiamo gemme come se non ci fossero. Avanti, leggendaria. Niente, leggendaria. Perché non mi date la leggendaria a me? 53 gemelli, 14 driadi e demone scatenati 2. Ma sì, ma insomma. Ok, le altre gemmine ce le conserviamo nel caso in cui otteniamo in offerta speciale il baule leggendario. Niente, io le leggendarie le devo ottenere prendendo i bauli praticamente. Allora, andiamoci a fare queste tre battaglie. Vediamo se riusciamo ad aprire il forziere della vittoria. Utilizziamo il deck che vi avevo fatto vedere l'altra volta, perché ancora lo utilizzo, perché è veramente spettacolare. Salvo i casi in cui, vi ripeto, lo script non rompe un po' le scatole. Allora, Roman con 1722 coppette di livello 7. Teoricamente dovrebbe essere fattibile. Teoricamente. Allora, utilizziamo subito il cristallo. Ok, utilizziamo subito il giullare. Vediamo quello che fa il tizio. Tizio, che fai tizio? Avanti, che io ho il coso di livello 3 adesso. Il metamorfo. Niente, utilizziamo questo. Vediamo, lui ancora non attacca. Utilizzerei il maghetto qui volendo. È una bella fuocherellata qui. Così, tanto per essere un po' aggressivi e far capire chi comanda. Ok, lui usa le frecce. Me lo curo o risparmio la cura? No, fulmino. Fulmino e attacco un altro po'. Così, così togliamo un po' più di energia al castello. Adesso lui tra un po' schiererà il gigante scheletro, è sicuro. Ah, direttamente questo, perfetto. Allora, io fra un po' posso schierare il cavaliere nero. Ma per adesso che faccio? Metamorfono. Mi tolgo le frecce per adesso. Schiero il principe nel cavaliere nero. Via di metamorfo qui. No, quella triade non mi è piaciuta. Ok, perfetto. Mettiamo il boia dietro. Ok, bomba negli scheletrini maledetti. Bomba qui, perfetto. Adesso attacchiamo quella triade maledetta. Attacchiamo la triade. Forza lì, attaccate come se non ci fosse un domani. Curiamo loro. Curiamo, mettiamo un bello stregone dietro. Sì, tu è inutile che mi bombardi, tizio, perché il mio deck è invincibile. Ragazzi, vi ho fatto il sederino. Ok, 28 coppe. Forziere d'argento, al solito. Mettiamola a sbloccare, ok. E andiamo subito alla prossima battaglia. Io voglio una leggendaria. Voglio la strega nera, voglio. Voglio la strega. Ok, utilizziamo subito il cristallo. Il tizio si cura il castello. Facciamo la stessa giocata di prima. Utilizziamo il giullare. Ragazzi, faccio la risata del giullare. Ok, ok, niente perché non ho le carte. Che faccio? Tu mi copi quel coso. Ma non è che... utilizziamo lo stregone.
Mettiamo il mago qui. Vediamo se riusciamo a fare un po' di danni. Vai, vai. Adesso io copio qualcosa. No, risparmiamoci il metamorfo. Utilizziamo questo e attacchiamo così. Via, ammazzate, ammazza quel coso. Adesso utilizziamo il metamorfo. Vediamo se siamo fortunati. Riusciamo a usare il cavaliere nero. Perfetto, tu bombardi, io curo, tizio. Vediamo chi vince fra tutte e due. Tu mi copi perché sei un bastardo, sei un copione. Fulmine qui. No, dove l'ho messa la fulmine? Ho sbagliato la fulmine. Ecco perché perdo le partite io, perché sbaglio a mettere le carte per la fretta. Una cura velocemente, un boia qui. Ok, tu, una cura velocemente prima di domani. Intanto ormai è morto. Un altro demon, un altro cavaliere nero qui, così per non farci mancare nulla. Sì, vabbè, no, sono un copione, maledetto. Tu utilizzerai adesso lo no, quel coso. Bombarda, io curo. Un altro cavaliere nero qui, un cristallo da questa parte. Facciamo un po' di danni, adesso rischia niente. Io ti attacco dall'altro lato, tizio, aspetta perché questo lo uccidiamo. Ok, un'altra frecciata, vabbè, tanto ho vinto, tizio. No, per l'ultimo colpo, una bombetta basta, forza. Una bomba credo che basti. Ok, un altro paio di frecce. Le schediamo qui. Aspettiamo le bombe, volendo. Una fulmine la utilizziamo qui. Il boia lo mettiamo qui. Ok. Guardate quanto basta. Cioè, per... Ah, si è curato il castello pure. Metamorfi, niente. Utilizziamolo qui. Utilizziamo la bomba qui. Tutto è morto già. No, stiamo scherzando. Stavo vincendo. Pure. No, ma stiamo scherzando. Ma dai. E muori. Cioè, ma stiamo scherzando veramente? Stavo vincendo. Ragazzi, questo gioco mi sa che farà la stessa fine di Clash Royale. Molto presto. Molto, molto presto comunque. Perché per chi non lo sapesse, Clash Royale è andata a fine nel cestino del cellulare. Perché per quanto mi riguarda, per me quel gioco è morto. Allora. Schieriamo di nuovo lui. Giullare qui. Poi che faccio? Metamorfo. Cioè, livelli 13 questo. Mi schierano tizi con livello 13. Carte a livello 13. Oh, ma stiamo scherzando. Lui è di livello 4. Come fa ad avere carte di livello 13? No, ma stiamo scherzando veramente qui. No, ma stiamo scherzando veramente. Usiamo questo. Mettiamolo qui, maghetto. Mettiamo... che il maghetto lì dovrebbe bastare. Mettiamo una fulmine qui, così ti eviti l'incazzatura, tizio. Perché già mi sto incacchiando io oggi. Vediamo che facciamo. Ti infuocherello un po', tizio, così tanto per fare qualcosa. Sì, vabbè, tu... Tu utilizzi la furia, ma... ok, demone. Mettiamo questo qui. Utilizziamo il cristallo. Vediamo se riusciamo ad uccidere questo coso scatenato. Mettiamo lui con un po' di cura. Curiamo. Uccidiamo quei maledetti. Già avete fatto troppo, maledetti che siete. Tizio, mi pare che tu stia attaccando un po' troppo per i miei gusti. Che dici? Che dici, tizio? La finiamo di attaccare, che dici? No, così. No, perché? Perché secondo me stai attaccando un po' troppo. Ammazza quella cosa. Adesso ti attacco io da questa parte, tizio. Voglio vedere se hai ancora elisir per schierare truppe. È 3 ore che schieri cose, tu, tizio. Voglio vedere come ti difendi adesso. Ok, cavaliere nero da questa parte. Con un po' di cura, volendo. Cristallo. Ok, voglio vedere adesso come ti difendi. Voglio proprio vedere. Mettiamo un cavaliere nero da questa parte. Tizio, ci mancava, tizio, che vincevi tu. Forziere d'oro. E facciamo un'altra battaglia. Vediamo se riusciamo ad aprire il forziere alla vittoria. Vediamo un po'. Sempre se lo script vuole. Se il re-script qua non rompe le scatole. Allora. Deniz di livello 8, 1765 coppe. Cominciamo sempre con il nostro giullare. Sì, vabbè, tu usi quella cosa. Driade, e utilizzerei anche il metamorfo, così... Se mi va bene ti copio la driade, ma siccome mi va male, ovviamente, mi copio il martellatore. Cristallo.
Vediamo se ci possiamo andare di fulmine qui. Poi di bomba negli scheletrini. Così tu hai sicuramente il deck spettro. Sto deck spettro lo incontro una volta sì, una volta no. Li attaccate da soli. Schieriamo un maghetto qui, così facciamo un po' di danni a quel coso. Sbangat, sbangat. Inferno, inferno, inferno. Ok, un po' di danni abbiamo fatti. Frecce. E quel coso muore con le frecce, sì. Voi martellate lì come se non ci fosse un domani, ma la vostra ora è giunta. Quindi schiererei anche il boia. Ok. Quella scimmia la dobbiamo distruggere immediatamente. Che fai, tizio? Utilizziamo lui. Facciamo un po' di attacchi da questa parte, sperando in una fulmine prima di dopodomani. Fulmine. Niente fulmine. Schieriamo lui allora. Martello, 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 martello. Sbangate di martello. Vai di martello, vai di martello, vai di frecce. Vai di frecce qui. E quella scimmia ancora viva quanto l'odio sta scimmia. Muori scimmia maledetta. Fulmine qui. Basta, abbiamo finito. Tranquilli, tranquilli. Ok, forze d'argento. Ma uno leggendario. Oh, castello 6. Ritorniamo al castello 6, direi pure. Niente. Torniamo indietro. Apriamo sto forziere, vediamo quello che c'è. Forziere della vittoria di Castello 6. Vediamo che troviamo. Schifezze. Non trovo mai niente. 61 scimmie e 7 cristalli extra. Niente, non trovo niente. Ok ragazzi, al prossimo video spero di trovare il baule leggendario in offerta speciale. Così lo prenderemo, vediamo quello che troviamo. Spero in una strega nera, ma anche la regina arciera comunque non scherzo. Quindi al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like. Vi ricordo di seguirmi sul page Facebook, Twitter, insieme a tutti i social di Cutter, tutti in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo alla domenica horror con Forsake the Rake. Allora, ci mancano 3 livelli. Finalmente forse finiamo sto gioco. Sei morta tizia, com'è che ti penzola il braccio? Come dei dopati corriamo verso la macchina.